Chi ci guadagna dal ciclo dei rifiuti? Chi trasforma come Remmida la monnezza in oro? È una buona domanda. Dentro ci stanno tutti, ci stanno i politici, ci stanno i tecnici e ci stanno gli imprenditori. Guardate. Lato è morto. Viva Lato! Nel 2013 Lato provinciale ha abolito i confini che fino ad allora avevano diviso la provincia di Lecce in tre ambiti territoriali ottimali. Lato Lecce 1, ovvero Lecce e il Nord Salento. Lato Lecce 2, il centro della provincia tra Gallipoli e Otranto. Lato Lecce 3, il Sud Salento da Casarano a Leuca a Tricase. La guida del nuovo organismo, che mette insieme tutte le competenze sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti, è passata in mano all'assemblea dei 97 sindaci della provincia di Lecce e al suo presidente, il sindaco della città capoluogo, Paolo Perrone. È una prova importante per il giovane e ambizioso primo cittadino di Lecce, che per la prima volta si misura con un'amministrazione di larga scala. Perrone ha tutti gli occhi addosso, anche perché riuscire oppure fallire in un ambito così delicato, la gestione dei rifiuti, può essere un trampolino oppure una zavorra verso le mete a cui ambisce. Vediamo quanto vali, pare che gli abbia detto uno degli ex presidenti, poi diventati commissari liquidatori, degli ATO, mettendo sul tavolo i bilanci del suo ambito territoriale ottimale. Perché mai come in questo caso, i conti sono oscuri e complessi, i debiti sono nascosti come polvere sotto il tappeto e il lato provinciale deve nascere schivando le mine degli impianti sparsi su tutto il territorio salentino, ma soprattutto evitando di saltare sulla bomba più pericolosa, i soldi. Moneta sonante che ciascun comune e ciascun cittadino paga, a volte con tariffe che sembrano fatte apposta per nascondere le spese. Una montagna di rifiuti prodotti dal territorio provinciale, un fiume di denaro per smaltirli. Il giro d'affari della spazzatura salentina ammonta a non meno di 40 milioni di euro l'anno. Come dire che in un anno e tre mesi i salentini pagano di spazzatura tanto quanto è costata tutta la famosa regionale 8, da Lecce a Melendugno. Già, ma come pagano? Abbiate pazienza e seguiteci in questa analisi punto per punto dei costi di smaltimento. Oltre 40 milioni di euro l'anno che escono dalle nostre tasche tramite meccanismi infernali che nascondono storture, sprechi, opacità che sembrano inspiegabili. E di cui è chiamato a fare piazza pulita proprio Paolo Perrone, il nuovo presidente che in qualche modo unifica in sé i poteri dei tre presidenti che lo hanno preceduto. L'ex assessore all'ambiente di Lecce, Gianni Garrisi, per Lato Lecce 1. L'assessore provinciale al bilancio, Silvano Macculi, per Lato Lecce 2. Il sindaco di Acquarica, Francesco Ferraro, per Lato Lecce 3. Tutti rigorosamente di centrodestra. Gli ultimi due, addirittura, fittiani di stretta osservanza, proprio come il sindaco di Lecce. Perrone ha annunciato il suo primo obiettivo, far scendere i costi per poter abbassare le tariffe. Ma per raggiungere quell'obiettivo deve snidare gli errori non solo della struttura commissariale guidata da Nichi Vendola, ma anche dei suoi predecessori, dimostrando così, se è così, non solo di essere più bravo degli avversari di centrosinistra, ma anche di essere un buon leader dei suoi comprimari di centrodestra. Staremo a vedere. Questa analisi punto per punto riguarderà la tariffa che i comuni e quindi i cittadini pagano, secondo le gare bandite a suo tempo dalla struttura commissariale guidata da Nichi Vendola. Quanto costa smaltire una tonnellata di rifiuti? Dipende. Partiamo dal lato più piccola, quella che ha anche il meccanismo più semplice e lineare, lato Lecce 3, quella del Sud Salento. Il trattamento nel biostabilizzatore e il conferimento in discarica costano 55 euro a tonnellata. Ovviamente però, nella discarica non finisce il 100% delle 67.200 tonnellate che arrivano ad Ugento, ma soltanto, si fa per dire, 22.841 tonnellate, il 34%. È su questa percentuale che si paga l'ecotassa. Ogni cifra è diversa per ciascun comune del lato Lecce 3, in base alla quantità di raccolta differenziata. Comunque, il costo medio dell'ecotassa qui è 5 euro, una cifra che però va riferita a quel 34% di rifiuti che finisce in discarica. Quindi, prendendo una tonnellata ideale che definisce la tariffa standard, quei 5 euro pesano per circa un terzo, precisamente per 1,70 euro. Tutto chiaro?
Attenzione ora, perché un'altra parte di rifiuto, dopo essere stato lavorato ad Ugento, va nell'impianto CDR di Cavallino. Precisamente ci vanno 25.834 tonnellate l'anno, pari al 38,5%. Qui si pagherà 79,44 euro a tonnellata. Anche questa tariffa, nella nostra tonnellata ideale, non pesa per intero, ma solo per il 38,5%, quindi per 30,60 euro. Una cifra che comprende tutto, attenzione, la lavorazione a Cavallino, il trasporto a Massafra oppure a Manfredonia e l'incenerimento finale. Non comprende però il trasporto tra Ugento e Cavallino, perché la spazzatura non si trasporta mica da sola e da un impianto all'altro sono 65 km, mica noccioline. Lato Lecce 3 ha fatto una gara, vinta da UNATI, un'associazione temporanea di imprese, capitanata da IMBA, la ditta di trasporto che fa capo alla Colacem, che ha vinto l'appalto offrendo il prezzo più basso, come funzionano le gare, ovvero 10,56 euro a tonnellata. Una cifra che va, anche questa, nella nostra tonnellata standard e pesa per 4,05 euro. Quindi, facciamo i conti. 55 euro per il trattamento ad Ugento, 1,70 euro di ecotassa, 4,05 euro di trasporto, 30,60 euro per l'impianto CDR e l'incenerimento, fa in tutto 91,35 euro. A questo va aggiunto il 10% di IVA, 9,15 euro, e un'altra voce per il funzionamento del lato. Eh già, perché anche lato non si mantiene mica da solo. I professionisti che impiega, i progetti che stila, le prebende degli amministratori, le cosiddette spese di funzionamento, insomma, sono anche quelle pagate dai comuni, cioè dai cittadini. Nel caso del lato Lecce 3, con 4,20 euro a tonnellata, che a conti fatti fruttano circa 250.000 euro l'anno. Questa è l'ultima voce della nostra tonnellata standard, che quindi nel lato Lecce 3 costa 104,70 euro, la tariffa più bassa della provincia. Il meccanismo è chiaro? Passiamo ora al lato Lecce 1, quello di Lecce e del Nord Provincia. Qui i dati sono meno precisi, dato che non abbiamo le cifre della società Ambiente e Sviluppo, che gestisce gran parte degli impianti. Ma all'incirca possiamo dirvi quali siano le suddivisioni dei rifiuti nel lato Lecce 1. Sono 170.000 le tonnellate prodotte, che pagano all'Ambiente e Sviluppo, cioè per la lavorazione del biostabilizzatore e per il conferimento in discarica a Cavallino, 70,80 euro a tonnellata. La tariffa più alta del Treato riferita a questa fase del trattamento, con qualche anomalia come vedremo. Quante delle tonnellate prodotte nel bacino Lecce 1 finiscono in discarica? Possiamo ipotizzare una percentuale intorno al 40%, circa 68.000 tonnellate, che saranno quelle su cui i comuni pagheranno l'ecotassa, che infatti nel lato Lecce 1 è in media più alta che negli altri bacini, 7,50 euro, che poi, pesati sul 40% della tonnellata standard, diventano 3 euro. Non è ovviamente finita qui. Circa il 28% delle tonnellate lavorate nel biostabilizzatore dell'Ambiente e Sviluppo finisce poi nell'impianto CDR della COGEAM. Sono circa 47.250 tonnellate all'anno, che vengono pagate 79,44 euro l'una. Una tariffa che va pesata anche questa, non sulla totalità dei rifiuti, ma sul 28%, e che quindi porta sulla nostra tonnellata standard un costo pari a 22,25 euro. Ma attenzione, è vero che tra l'impianto dell'Ambiente Sviluppo e quello della COGEAM c'è una distanza minima, 70 metri appena, ma anche quella distanza i rifiuti non la percorrono da soli. E allora ecco quella che forse è l'assurdità maggiore nella progettazione del ciclo dei rifiuti, progettazione che spettava al commissario delegato, cioè la Regione Puglia, cioè a Nichi Vendola. Per fare i 70 metri che dividono un impianto dall'altro c'è un apposito servizio di trasporto che si fa pagare 3 euro a tonnellata. Soldi che poi, pesati sulla nostra tonnellata standard, fanno pochi centesimi, 85 per la precisione. Ma certo, fa rabbia pensare che in un anno quei 70 metri costano ai leccesi e agli abitanti del circondario quasi 150.000 sonantissimi euro. È finita qui?
In pratica sì, 70 euro e 80 centesimi di tariffa tra biostabilizzatore e discarica, 3 euro di ecotassa, 85 centesimi di trasporto, 22 euro e 25 centesimi di trasformazione in CDR, fanno 96 euro e 90 centesimi, ai quali va aggiunta l'IVA, 9 euro e 70 centesimi, e i costi di funzionamento del lato, che qui sono stati particolarmente contenuti, quantificati in 1 euro a tonnellata. Totale 107 euro e 60 centesimi. E questa è la tariffa che oggi si paga a Lecce nel Nord Salento, due terzi della quale, come si vede, è dovuta al trattamento nel biostabilizzatore e al conferimento in discarica. 70 euro e 80 centesimi, che moltiplicati per le 170.000 tonnellate prodotte nel lato Lecce 1 in un anno, danno poco più di 12 milioni di euro, sui 40 del giro complessivo dei rifiuti in provincia. Su questo forse un surplus di attenzione in più, è bene che la politica ce la metta. Questa tariffa è così alta, la più alta della provincia, perché sono stati conteggiati all'interno una serie di ammortamenti. Significa che l'ambiente sviluppo ha fatto degli investimenti per potenziare le strutture e che questi investimenti, come dice la legge, devono essere pagati dalla tariffa, cioè dai cittadini. Bene. Ma il punto è che i circa 4 milioni e mezzo di euro conteggiati come ammortamenti sarebbero già stati ampiamente pagati dalla tariffa in questi anni. E in effetti pare che il lato provinciale stia chiedendo una revisione prezzi a ribasso, proprio per far calare quella tariffa 70 euro e 80 centesimi che si sta rivelando oggi particolarmente esosa. Ma attenzione, sugli impianti di Cavallino c'è anche un altro punto, perlomeno singolare, e cioè che sono affidati all'Ambiente Sviluppo, alla società Montinaro Palumbo, con una concessione che è ormai scaduta e che viaggia in un regime infinito di proroga. Lato Lecce 1 è il gestore, ma il proprietario e quindi la stazione appaltante è il comune di Cavallino, dove il sindaco è l'avvocato Michele Lombardi, l'uomo forte, l'onorevole Gaetano Gorgoni, e il tecnico responsabile del procedimento, il geometra Giuseppe De Giorgi. Senza farla troppo lunga, vi snoccioliamo solo qualche data.